Cari fedeli, come sicuramente saprete, la confessione è uno dei sette sacramenti. Il sacramento della confessione ha esercizio nel confessionale, che infatti viene anche chiamato il terzo altare della Chiesa. Sulla mensa dell'altare si celebra l'Eucarestia, sull'ambone o pulpito si celebra la parola di Dio e nel confessionale la confessione. Qui si celebra la misericordia di Dio, una delle cose più importanti della nostra vita spirituale. Come abbiamo già detto, la confessione è un sacramento, quindi, entrando in un confessionale, non incontriamo un parroco qualsiasi, giusto per fare una chiacchierata. Qui incontriamo prima di tutto Gesù nella sua misericordia, nella sua bontà. Tra il confessore e il penitente c'è Gesù. Qui, Lui è il più importante. In molti si chiedono spesso del perché si devono confessare i propri peccati davanti a un uomo. Il presbitero che ci confessa in quanto uomo è anche lui peccatore. Chi è senza peccato è solo Gesù Cristo e la Madonna. Quindi che senso ha? Ma è Gesù che ha detto agli apostoli dopo la risurrezione: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete non saranno rimessi. Cristo è morto per distruggere i nostri peccati e la prima cosa che fa dopo la risurrezione è consegnare agli apostoli il potere di assolvere dai peccati. Gesù stesso ha detto che non tutti i peccati possono essere perdonati. Perciò ha stabilito questo sacramento della penitenza dove i sacerdoti, nel suo nome, fanno discernimento e ci offrono la possibilità di incontrare Dio. Però ovviamente bisogna prepararci prima di questo incontro, così come lo facciamo prima di incontrare una persona cara o importante. È necessario fare prima un esame di coscienza. Dobbiamo prima chiedere a noi stessi se siamo stati coerenti con la parola di Dio, se abbiamo pensato a Dio solo nel momento del bisogno, se abbiamo avuto amore verso il prossimo e in che modo abbiamo vissuto il nostro egoismo e i nostri piaceri personali. Dobbiamo buttare giù la maschera, perché tanto Gesù ci vede così come siamo e noi dobbiamo renderci conto di quando e quanto abbiamo rifiutato e offeso l'amore di Dio. Dopo che abbiamo fatto un bell'esame di coscienza, dobbiamo analizzare gli episodi dei nostri peccati. Questo per evitare di rendere la confessione come fosse la recita di una lista della spesa. Ricordiamoci del figliol prodigo che torna a casa. Sui piedi di suo padre non parla di tutte le sue differenti azioni peccaminose commesse, ma semplicemente confessa: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Solo grazie a questo pentimento lui viene perdonato. In questo contesto è comunque fondamentale analizzare il fatto di riconoscere se abbiamo commesso gravi peccati, in particolare quelli enunciati nei 10 comandamenti. Dopo aver fatto tutto questo, possiamo finalmente andare e confessare i nostri peccati, immergendoci completamente nella dinamica del sacramento della confessione. Prima di continuare, però, vi chiediamo la gentilezza di mettere un mi piace al video e iscrivervi al canale. Per noi questo vostro gratuito gesto è molto importante. Grazie di cuore. Continuiamo. Tanti di noi preferiscono la confessione faccia a faccia col sacerdote, ma l'azione di inginocchiarsi nel confessionale ed essere separati dal prete con una grata forata ha il suo importante significato. La grata nel confessionale non ha la funzione di privacy o di igiene per evitare certi contagi da eventuali virus. La grata ha la funzione di ricordare al penitente che si va in confessionale prima di tutto per incontrare il Signore Gesù e allo stesso modo lo ricorda anche al confessore che non ha esigenza di vedere in faccia chi si confessa. In effetti l'aspetto più importante e basilare è quello dei peccati e non della persona che li ha commessi. Una volta inginocchiati nel confessionale dobbiamo dire: sia lodato Gesù Cristo, e non buongiorno, buonasera o ciao,
perché non si entra per fare una chiacchierata con il sacerdote. Stiamo incontrando Gesù e lui va salutato per primo. Poi, come ogni cosa sacra, cominciamo con il segno della croce fatto bene e dignitosamente. A proposito del segno della croce, restate sino alla fine del video poiché avremo il piacere di sorprendervi con una gradita sorpresa. Dopo aver salutato il Signore, esordiamo nel comunicare quando è stata l'ultima volta che ci siamo confessati. Questo è molto importante. Secondo i precetti della Chiesa, dobbiamo confessarci al minimo una volta all'anno. Questo precetto fu proclamato nel 1215 dal Concilio Lateranense con lo scopo di incoraggiare i fedeli a confessarsi più spesso. In quei tempi c'era la tendenza a rimandare la confessione alla fine della vita perché le penitenze erano molto più dure e pesanti. Oggi, seguendo questo precetto, in tanti si confessano proprio una o due volte all'anno, prima di Pasqua e magari anche prima di Natale. Certo che comunque è difficile ricordare tutti i peccati che abbiamo commesso in un periodo così lungo. La confessione, però, è un impegno, proprio nello stesso modo in cui mettiamo carburante all'auto o paghiamo una bolletta poco prima della scadenza. Tuttavia, ogni volta che commettiamo un peccato grave, è necessario e doveroso confessarsi al più presto. Ogni messa inizia con l'atto penitenziale e la Chiesa ci insegna che questo cancella i nostri peccati veniali. Non occorre andare a confessarsi per paura di aver peccato e non è necessario neanche farlo troppo spesso rendendoci troppo scrupolosi. Quindi, dopo aver detto quanto tempo fa ci siamo confessati l'ultima volta, possiamo finalmente confessare i nostri peccati, quelli che abbiamo ricordato durante l'esame di coscienza. Non occorre raccontare al confessore le cose che ci sono successe o cosa hanno combinato altre persone, perché in questo modo si tende a giustificare le nostre azioni improntate al male. Confessiamo i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre opere e le nostre omissioni, e quando stiamo finendo, il confessore ci domanderà delle altre circostanze e ci darà una mano dialettica per approfondire o capire meglio. Ricordate anche che l'interesse del confessore è sapere cosa avete fatto, quali sono stati i peccati. In quel frangente non gli interessa sapere come vi sentite. Le nostre emozioni, i nostri sentimenti non dipendono da noi. Perciò non rivelate al sacerdote che magari in alcune circostanze vi siete arrabbiati o adirati, perché questo non è un peccato. Anche Gesù si arrabbiò con i mercanti, ma non possiamo dire che abbia commesso un peccato. È doveroso anche sottolineare che non possiamo dire al sacerdote che probabilmente non abbiamo commesso peccati perché magari stiamo tutto il giorno in casa, non usciamo e quindi non abbiamo occasione di peccare. Questo succede più spesso di quanto possiate immaginare, ma in questo caso non si può ricevere l'assoluzione dai peccati. La si riceve solo quando viene confessato almeno un peccato, altrimenti non è possibile. In questi casi però sorge una domanda. L'esame di coscienza è stato fatto bene? È davvero difficile credere che qualcuno possa essere senza peccato. Tutti siamo peccatori, chi più chi meno. Il nostro dovere, quindi, è quello di rivelare al confessore tutti i gravi peccati commessi dall'ultima confessione, specificandone possibilmente anche il numero. Bisogna cercare di non essere vaghi e poco chiari. Una volta che abbiamo confessato al sacerdote tutti i nostri peccati, ora tocca a lui darci un insegnamento. Il sacerdote, quando è necessario, ci fa alcune domande per specificare le cose poco chiare, ed è giusto ascoltarlo con attenzione, senza interromperlo. Al termine, siamo invitati a recitare l'atto di dolore, in cui viene rinnovato il pentimento dei peccati e il buon proposito. È sempre bellissimo recitare l'atto di dolore con fede e convinzione, in particolar modo durante la preghiera serale, dopo un esame di coscienza. E ora è arrivato il momento più bello della confessione, cioè l'assoluzione dei peccati. Per ogni confessione fatta bene c'è il momento in cui gli angeli,
festeggiano nei cieli. È proprio il momento in cui il nostro Padre ci alza da terra, ci porta l'anello, nuove vesti e ordina di fare festa. Cari fedeli, questo è il momento più bello del sacramento della penitenza. I nostri peccati sono perdonati. Siamo riconciliati con Dio. Le parole «Io ti assolvo dai tuoi peccati» nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sono così belle come le parole di una persona che ci dice che ci vuole bene. Al termine, il sacerdote di solito dice «Il Signore ha perdonato i tuoi peccati, vai in pace». A questo punto ringraziamo il Signore e prima di allontanarci dal confessionale salutiamo nuovamente dicendo «Sia lodato Gesù Cristo». È evidente il fatto che il sacramento della penitenza è prima di tutto un incontro con Gesù nella sua misericordia. Abbiamo confessato i nostri peccati, abbiamo ricevuto l'assoluzione da Gesù, ma il tutto non finisce qui. Manca ancora una cosa, dobbiamo addentrarci nella soddisfazione della penitenza. La penitenza può assumere forme diverse, a seconda delle circostanze e della gravità dei peccati confessati. Solitamente è un atto di preghiera, ma può consistere anche in azioni di carità o di servizio agli altri. Ad esempio, il sacerdote potrebbe consigliare di fare beneficenza, di aiutare qualcuno in difficoltà o di compiere qualche atto di gentilezza. Fateci sapere qui nei commenti cosa ne pensate della confessione e dell'esame di coscienza in base alle vostre esperienze. Inoltre non dimenticate di mettere un like al video e iscrivervi al canale attivando la piccola campanella. Questo per non perdere i nostri prossimi contenuti. Grazie infinitamente di cuore e che Dio vi benedica.